Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi ci facciamo una bella chiacchierata Oggi che giorno è? Martedì. Una chiacchierata del martedì. E abbiamo deciso di fare questo video così divertente, diciamo così, in cui vi parleremo di 10 cose che non sopportiamo di noi. Non 10 cose che non sopportiamo una dell'altra, nel senso anche magari saranno nella lista, però proprio in generale 10 cose che non sopportiamo sia di noi stesse che di noi due insieme. Insomma, così una piccola riflessione su di noi. Iniziamo subito con la prima cosa che non sopportiamo di noi, che riguarda un po' il nostro lavoro. Saprete benissimo che YouTube e in generale il mondo dei social è legato tantissimo ai numeri. E anche se magari non sei così di carattere, ad esempio io per dire, anche quando andavo a scuola, non mi è mai interessato niente dei voti, nel senso, boh, non davo troppo peso, anche magari per come sono stata educata, però alla fine, anche se ho appunto questo carattere, mi faccio prendere molto dai numeri di YouTube perché alla fine sono legati al guadagno e è inutile stare a dire che a uno non interessa guadagnare di più, nel senso, è ovvio che comunque guardi, fai molto caso alle visualizzazioni. Pensate ragazzi che YouTube quando esce il video fa una lista degli ultimi 10 video e li mette in posizione. Quindi se un video va male tu entri su YouTube e c'è scritto 10 di 10, così dici ma che bella giornata. Ti spinge YouTube e il mondo dei social, perché anche Instagram è così, a guardare tantissimo i numeri che fai, perché i numeri che fai è un po' come se dessero il valore alla tua Sì, persona. mi deprimo tantissimo a vedere tipo il video che sta al decimo posto, al nono posto, all'ottavo posto, che proprio arrivano alle 6 di sera quando YouTube ti dice a che posto sta il nuovo video che hai messo e se sta al decimo posto. È Diciamo che ho deprimente. la giornata rovinata, la parte di giornata rovinata. Dovrei sistemare questa cosa perché non va bene, ma non tanto per il guadagno, ma proprio per il fatto che dici: ok, questo video evidentemente non è piaciuto alla Sì, gente, quindi ho esatto. sbagliato qualcosa. Quindi poi iniziano le cose in testa, tipo: ok, non riusciamo a fare questo lavoro, ok, dobbiamo trovarci un altro lavoro. Ogni giorno vedi quanto guadagni, quindi è ovvio che se un giorno guadagni 20 euro, un giorno 100, quando guadagni 20 euro dici che cacca, cioè voglio dire. Allacciandomi proprio a questo discorso, perché alla fine c'entra, un'altra cosa che non sopportiamo di noi, sia di me che di te in generale, proprio di tutte e due, è che diamo veramente tanto peso a delle cose che realmente sono insignificanti. E ovviamente uno non dà mai peso in modo positivo, ma in modo negativo. Cioè, ragazzi, per farvi capire, noi siamo arrivate qua in Portogallo e io almeno ho passato i primi 3 giorni a deprimermi perché fuori pioveva. Cioè, non è bello ovviamente che uno arriva in un paese, vuole fare 1000 video, vuole vedere la città. Il tuo meteo, vai a vedere, ti dà pioggia lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, tutti i giorni, tutto il giorno. Non è una bella cosa, ok? Però uno non è che può ammazzarsi per il No, meteo. cioè voglio dire. Molto spesso ci facciamo prendere da ste cose stupide che voglio dire, ti rovini solo la giornata inutilmente. No, volevo dire che avevamo visto in un'intervista una persona che aveva detto questa frase: mai, assolutamente mai guardare al passato, è inutile, ok? Cioè, se una cosa ormai è successa, fine. Ormai. Fine, guardare sempre avanti. Uno dice cosa posso fare domani, 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 non ieri, intanto ieri ormai. Quindi scriveteci anche voi nei commenti se vi fate prendere spesso dalla negatività riguardo cose stupide. Ecco, Siamo sì. curiose. Ragazzi, prima di passare al prossimo punto, volevamo dirvi che questo video è in collaborazione con Il Luogo Magico, che è questa rivista fantastica per bambini che tra l'altro ci ha spedito una ragazza che ci segue, quindi ci fa molto molto piacere.
Questa rivista è veramente eccezionale e noi ve la facciamo vedere oggi perché comunque siamo vicinissimi a Natale e secondo noi è un regalo perfetto da fare ai vostri figli, ai bambini dei vostri amici, sì, della vostra famiglia. Intanto c'è... Ci stanno talmente tante persone a cui regalare sì. cose a Natale che c'è l'imbarazzo della scelta, uno non sa mai che regalare. E questo secondo noi è un regalo perfetto. Tra l'altro vi lasciamo qui sotto in descrizione il link del sito così potete andare a vedere tutto quello che vi interessa. Ci sono due tipi di abbonamenti a questa rivista, l'abbonamento di 6 numeri e l'abbonamento di 12 numeri. La cosa però che vi vogliamo ricordare è che potete trovarla in tutte le edicole però nel nord Italia, se siete invece nel centro e nel sud Italia potete liberamente e facilmente prenotarla in qualsiasi edicola. E è carinissimo come è organizzata perché oltre ad esserci insomma tutte le parti scritte di sì. narrazione, ci sono anche dei giochini, noi abbiamo visto ieri sfogliandola, guardate, che ad esempio qui c'è scritto giochiamo insieme, tipo le hanno i volatili, le ali, cade a fiocchi, la neve. E un'altra cosa super carina di questa rivista è che tutti i disegni che trovate all'interno sono fatti a mano. Esatto. Quindi esatto. più di così il messaggio, il filo conduttore è sempre super positivo, di sì. amore verso la terra, verso gli altri, di essere sempre gentili e quindi esatto. è una bella cosa da insegnare ai bambini. Esatto, quindi noi ve lo consigliamo tantissimo, vi lasciamo qui sotto il link in descrizione del sito dove troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Passiamo al prossimo punto di cose che non sopportiamo di noi. Sai che cos'è una cosa che non sopportiamo di noi? Una cosa stupida è che abbiamo paura di tantissimi animali. E ok, avere paura magari dei serpenti, vabbè, dei ragni. Giustificato. Giustificato. Però avere paura magari di una cimice, quello è poco giustificato. Qualche giorno fa io sono andata a farmi la doccia in bagno e ho visto che stava camminando nel piatto della doccia un verme, che è normale perché qua piove 5 giorni su 6 e quindi ci sono i vermi. E alla fine sono stata più coraggiosa io, posso ammetterlo. Sì, ma è strano perché di solito sono io più coraggiosa sì, è vero. Tutto il resto, ma in queste cose sei tu più coraggiosa. Strano, perché io gli animali proprio sono terrorizzata, però alla fine un verme. L'ho fatto salire sopra la paletta, ecco, e l'ho buttato fuori. Poi assolutamente io non uccido nemmeno una mosca, mi sento male, quindi ogni volta devo cercare di recuperarlo per metterlo fuori. Quindi c'era sto verme che strisciava sulla paletta, Chiara che voleva... No! Ci toglie la possibilità un po' di visitare alcuni posti sì, nel mondo dove magari è facile trovare insetti, animali, cose varie, come ad esempio in Asia, perché si sa che ci sono tanti insettini, cose così. Insettini, insettoni. Insettoni, poi in quei posti non ci sono le cimici, ma magari ti ritrovi non so cosa, quindi oh mio Dio. Thank you so much. Ok, queste tazze le ho riempite veramente troppo. Vado io avanti col prossimo punto perché riguarda me ed è una cosa che non sopporto di me da sempre, realmente, perché è da quando sono piccola che sono così, che ho ansia di troppe cose, troppe. Cioè non è possibile. Oltre agli animali, che vabbè, più che ansia è una fobia. Però veramente ansia per qualsiasi tutto cosa. Tutto quello che mi viene in mente. Tutto. Soffro di vertigini, soffro di claustrofobia, io ho paura dell'aereo, ho paura dell'acqua, quindi non so nuotare perché ho ansia ad affogare. Sono contenta in realtà che sono davvero migliorata tantissimo negli ultimi anni, negli ultimi tempi. In realtà da quando abbiamo iniziato a fare YouTube sono migliorata tantissimo, forse perché alla fine... Sei quasi obbligato a dover fare le cose, se no sì. che contenuti porti? Sì, e alla fine le superi automaticamente perché tante volte mi sono trovata in situazioni che magari non mi piacevano, però ormai mi ci ero trovata, per dire, comunque stare in una casa con altre persone in una stanza
È una cosa che un po' mi metteva ansia perché, boh, non mi sentivo a mio agio, però ormai l'ho fatto 4 volte, quindi basta, adesso non ho più ansia per dire, no? E riattaccandomi appunto a questa cosa, in generale dovremmo essere meno pesanti. Ok, prossimo punto. Prossimo punto, la nostra troppa pesantezza. E non so sinceramente tra le due chi è più pesante. A tratti Mamma te, a mia! tratti te, ma a Sì, tratti pure io. in modo diverso. Siamo pesanti in modo diverso. Su Sì. cose diverse, in modo diverso, ma siamo pesanti. Sì, no, non ce la facciamo proprio a essere leggere e penso che dai video venga percepito l'esatto opposto. È vero. Infatti è divertente fare questi video perché uno si conosce meglio. È normale che vengono ripresi solo determinati momenti e quindi uno sembra che si gode la vita, che è contento di tutto, che... e poi noi in realtà non siamo proprio così, attenzione. Tipo lei magari ha il muso perché come vi ha detto magari si fa prendere dalla depressione, tra virgolette, perché magari il video va male, Sì. per dire, e io sto lì che rompo le palle dicendo basta, ma No, basta. basta. Poi in modo com'è che si Noioso, dice che mi fai irritante. irritare, no? Quando magari stiamo registrando dei video, magari a lei non piace una parte e quindi continuiamo per tutto il giorno. Però quella parte, però, ma io la rifarei. Poi io non sopporto di lei una cosa che ci sono due scelte, non gli va bene né una né l'altra. No, e vabbè, volevamo fare questo video in generale anche per tornare un attimo sulla terra, perché secondo noi con i social la gente in generale ha una visione molto contorta della Sì. realtà. Non è che noi siamo felici tutti i giorni, ok? Non è che solo perché nei video non si nota noi tutti i giorni siamo oscio della situazione, assolutamente no. Una cosa invece che io assolutissimamente non sopporto di Chiara è che cancella tutto. Cioè, lei cancella, sistema, butta, cancella qualsiasi cosa, anche cose utili a volte, sinceramente. E io allo stesso tempo sbaglio nel lato opposto perché non sistemo mai, ad esempio, il computer, no? Perché Infatti, non... meno male che ci penso io, perché sennò ci sarebbe il Sì. computer invaso di cose e a me questa cosa mi dà troppo fastidio. Esatto, però allo stesso tempo a volte cancella anche cose sbagliate che magari ci servono e non racconto un aneddoto perché non posso, però peccato che non posso raccontare, però non posso No, 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 proprio, non si non si può, non può, si non può. si può perché riguarda il lavoro, quindi non posso dirlo. Quando io mi metto così sul divano, zitta, zitta, vuol dire che sto cancellando tutte le mail, sto cancellando tutte le foto. Poi magari cancello cose che ancora non abbiamo messo sul computer e poi mi Sì, rode. devo dire che è molto raro, No, perché vabbè, sì, comunque per sei fortuna. molto attenta quando fai le Sì, cose, non è sì. che... Però diciamo che ma una volta c'era una foto che mi piaceva, volevo metterla su Instagram, sono andata per metterla, non c'era più. Ho detto, Chiara, ma scusa, era pure una mia foto, ma magari consultarmi prima di cancellarle. Però io non è che ti posso consultare molto, perché quando ti consulto ti dico tra questa e questa, ma tienile tutte e due, ma così non va bene, perché se faccio così con tutto non No, lo cancello so, sei più niente. saggia, sei più Un po' saggia, sì. dai. Una cosa personale che io non sopporto di me, una cosa strana, però non sopporto le parti doppie del corpo che non sono uguali. Quando riguardo le mie foto o i miei video, si vede tantissimo, ad esempio, che ho una mascella più alta, una mascella più bassa e mi vedo storta. Oppure un occhio più chiuso, un occhio più aperto. Oppure, ad esempio, le sopracciglia. Già mi fanno schifo le mie sopracciglia in generale, però non vengono mai uguali perché intanto hanno una forma diversa l'una dall'altra. Il seno. Il seno, oddio, mi stavo dimenticando la cosa più importante che mi dà fastidio, perché ho un seno più grande e uno più piccolo. Vabbè, ci sta, nel senso, io per fortuna non ho, ma da sempre non ho quasi per niente fisse riguardo il mio corpo, Ah, beh, non... no, a me sono passate tutte, perché figurati, fino a prima di iniziare l'accademia, più o meno, quindi fino a quando Qualche andavo a anno fa. scuola,
Mamma mia, non mi piaceva niente, niente. Adesso non che dico, ah, quanto sono bella, semplicemente non ci penso, penso ad altro. Invece in quel periodo, vabbè, così nell'adolescenza, pensavo solo a quelle. Vabbè, cioè, è normale da una parte, però sì, vabbè, ma io infatti le dico sempre, ma guarda che tutte le persone hanno delle parti del corpo, magari c'hai un orecchio, io forse ho un orecchio più a sventola dell'altro, boh, forse sì, ho notato forse poco. Forse questo. Però, cioè, è normale, nel senso... Cioè, alla fine il corpo umano non è perfetto, nessuno è perfetto in nessun senso, sia sì. Mentalmente che fisicamente, sì, soprattutto mentalmente. Soprattutto mentalmente, quindi vabbè, uno dovrebbe farsi meno problemi. Sì. Però. Allora, una cosa che mi dà fastidio di Chiara, e l'avrò già detto altre volte, è che è veramente troppo permalosa. È troppo permalosa. Tutti siamo permalosi, perché è normale. Se uno ci contraddice, o comunque se uno ci fa notare un comportamento magari sbagliato, sappiamo che è sbagliato, però dà fastidio che uno lo dica. Però tu sei troppo permalosa. Cioè, te la prendi per magari cose che io dico, ma boh, cioè, senza voler essere cattiva. Poi io allo stesso tempo, per carità, a volte sono pesante, appunto, come dicevamo prima, e quindi dopo un po' che uno rompe le scatole, per carità, E non lo ammetti! Come non l'ammetto? Sì che l'ammetto, ma certo che l'ammetto. No. Guardiamo le ultime due cose, mi sembra. Ma che è copy? Copio. È vero questa è una bella cosa, cioè è una cosa molto brutta che noi facciamo, ovvero non aiutarci mai nei momenti di difficoltà. Quando io mi sento depressa, mi sento morire dentro, lei non mi aiuta e anzi peggiora la situazione. E perché, io faccio la stessa cosa. No, sai perché? Sai perché? Perché abbiamo due caratteri totalmente diversi, quindi io non è che non voglio aiutarla, ma io l'aiuto come penso che potrei aiutare me stessa, oddio, non so che verbi usato in questa frase. Tu fai cose che secondo te sono giuste, ma che a me peggiorano. Esatto, perché io, dato che sono molto diversa di carattere da lei, io se mi sentissi dire quelle cose mi spronerebbe, invece lei la deprimono, e quindi non so cosa fare, perché non riesco ad avere un atteggiamento come se stessi nel tuo corpo, perché non sto nel tuo corpo, e penso sia il problema di tantissime persone. Allo stesso tempo lei, ad esempio, quando io ho un problema, io voglio che una persona mi parla, ho un pensiero sbagliato, e se una persona mi parla, mi fa capire che in realtà non è così, mi passa, insomma, in poche parole. Invece lei, come atteggiamento, è il mutismo, quindi lei non parla, non dice niente. A me questa cosa mi manda in bestia, non la sopporto, perché quando ho un problema, avere davanti una persona che non parla, non dice niente, anche quando litighiamo su qualcosa, io vorrei parlare, perché mi piace dialogare, mi piace risolvere le cose parlando. Invece lei risolve riflettendo, diciamo così. Tu sei riflessiva, sì. Rifletti su te stessa e ti troverai delle tue risposte, non lo so. Però a me non aiuta per niente così. Ma tante volte ne abbiamo parlato, abbiamo detto, la prossima volta che litighiamo cerchiamo di capire come comportarci con l'altro. La prossima volta uno si dimentica e rifà la stessa cosa. Da 10 anni che viviamo la stessa cosa. Bene ragazzi, siamo arrivate all'ultimo punto della nostra lista di cose che non sopportiamo di noi, e prima di dirvi l'ultimo punto della lista, volevamo ricordarvi che andando qui sotto in descrizione trovate il link per poter avere maggiori informazioni riguardo la rivista per bambini di cui vi abbiamo parlato prima, ovvero Il Luogo Magico. In vista del Natale vi consigliamo di fare un salto qui sotto. E mi raccomando, sbrigatevi, perché ormai non manca tanto. Allora, ultimo punto, che non è tanto positiva, è che spesso ci annoiamo troppo, oppure pensiamo, secondo me, di annoiarci in quel momento. A me piace in generale, cioè mi sento positiva quando faccio tante cose, forse perché quando non faccio niente è un momento per pensare alle cose negative, secondo me, soprattutto quello. Invece se mi distraggo, faccio cose che mi piacciono, in quel momento non ci penso e quindi vivo più serenamente. E quindi io odio alla fine avere delle giornate libere, morte, che poi uno le giornate morte dovrebbe renderle
nel senso, sì, rende... non che uno sta qua sul divano a girarsi i pollici, sì, sennò sì, uno si ammazza. Però facendo cose magari interessanti, anche se non è lavoro, anche se non è fare la cosa migliore del mondo. Invece a te piace magari avere nella settimana quelle due giornate dove cazzeggi, diciamo. Sì, da una parte sì, dall'altra no. Nel senso, è molto difficile. Io quando ero più piccola, quando andavo a scuola, potevo stare anche tipo 3 ore in camera mia a guardare cose sul computer o a disegnare, così, e passava tutta la giornata e non mi annoiavo. Però secondo me qui molto fa il fatto che ci sentiamo sempre in bilico nella nostra vita, nel senso che secondo me questa cosa verrà risolta al 60-70% quando avremo una nostra casa. Ok. Ma perché ti crei un minimo delle abitudini in quel posto. Infatti volevo dire, quando stavamo a Montespaccato, che vivevamo una vita normale a Roma, sì, Montespaccato, facevamo molte meno cose, anche perché non avevamo un soldo. No. Però non però ci annoiavamo. Questa cosa non la trovavamo. E dico, ma come faccio adesso ad annoiarmi, che comunque la vita che stiamo facendo è una vita abbastanza frenetica e... Appena non facciamo l'esperienza della vita ci annoiamo, no? Però secondo me, perché ovviamente, dato che uno viaggia molto, cambia sempre, non ha quelle piccole abitudini che ti riempiono la giornata in modo positivo. A me piace disegnare, ma non c'ho le cose per disegnare. E dove mi metto a disegnare? Qui, che poi fra un mese ce ne andiamo. E quindi tutte le passioni magari un po' secondarie non possono essere fatte. O ad esempio, a me piace giocare ai videogiochi e mi piacerebbe passare un'ora al giorno a giocare ai videogiochi. Mm-hmm. Però non posso farlo perché non ho i videogiochi. Beh, ok, sì, e sì, quindi sì, quello più quello più quello più quello fa sì che uno comunque magari non si sente a proprio agio al 100% per il anche tipo la cosa di cucinare, perché mi ricordo quando stavamo a Roma, magari una giornata in cui non avevamo più di tanto da fare, ci mettevamo a fare una torta e passavi la mattinata. Sì, e solo che adesso non lo puoi fare, no, o comunque non ti senti proprio. No, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché poi non hai mai la tua dispensa con tutte le tue... La frutta secca, con la dispensa che hai il cacao, hai sempre tutte le cose perché stai a casa tua, quindi ogni volta dobbiamo comprare tutto, quindi diciamo, boh, che senso ha? Quindi ragazzi, siamo arrivate alla fine, noi ci vediamo alla prossima, vi ricordiamo ancora una volta che qui sotto in descrizione vi lasciamo il link del sito della rivista dove potrete comprare il vostro abbonamento, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!